Noi da tempo stiamo dicendo che questa scelta che è stata fatta, sia della centrale sia del percorso del metano, è una scelta scellerata, perché avviene oltretutto esattamente in coincidenza delle aree a più grande rischio sismico del paese. Sembrerebbe quasi, ovviamente non è così, ma c'è una coincidenza esatta. C'è sempre stato risposto che non c'era nessun tipo di preoccupazione da avere, che era una cosa arcaica avere queste preoccupazioni, che comunque se mai fosse successo anche il più piccolo incidente usciva del metano. Invece abbiamo visto che succede, l'abbiamo visto a Pineto, su un tubo che è un terzo di quello che deve essere installato e che quindi ha una portata di 5 volte di meno, e non è vero, esce un po' di metano. Purtroppo c'è stato un incendio, quindi a questo punto noi chiediamo ancora una volta di fermare questa operazione, di sedersi a un tavolo e di discutere con noi gli aspetti di sicurezza e gli altri aspetti che abbiamo compreso. Assessore, quali iniziative avete in atto anche in vista della conferenza dei servizi prevista per giovedì? Ma intanto evidenziare anche in questa fase una presa di posizione forte che tende a evidenziare un fatto. Noi abbiamo finora ricevuto diverse rassicurazioni verbali, io credo che adesso non solo verbali, anche così per iscritto, queste rassicurazioni non ci bastano più. Vogliamo delle precise garanzie affinché venga stabilita univocamente che questo tipo di opere non creino, nemmeno a livello potenziale, dei problemi all'incolumità delle persone e delle cose della nostra popolazione.